La speranza è la bontà d'animo, le armi più efficaci contro le ingiustizie e gli orrori che hanno contraddistinto la Seconda Guerra Mondiale. Per non dimenticare i fatti accaduti agli ebrei visti dagli occhi di una bambina. La musica della memoria, sabato 19 gennaio, ore 21:15, alla Casa della Musica, frazione Muriaglio di Castellamonte. Venerdì 25 gennaio, ore 21, al Piccolo Teatro Comico, Torino. Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. Oggi parleremo di bullismo e di prevenzione. Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, ripetuta nel corso del tempo soprattutto nei confronti di persone considerate dai soggetti dominanti come bersagli facili o incapaci di difendersi. Il fenomeno del bullismo trova collocazione in molti ambiti sociali, ma più nello specifico in quello minorile. Secondo lo psicoterapeuta Alberto Pellai, molti adulti preferiscono non immischiarsi nelle storie di bullismo, considerandole sciocche questioni di poco conto oppure necessari esercizi di sopravvivenza al quale il debole deve necessariamente sottoporsi per diventare un adulto. L'ospite di oggi è un adulto, è un padre di famiglia ed è molto sensibile a questo tipo di problema. Talmente sensibile che da anni si confronta in ambito sportivo per insegnare proprio ai bambini e ai ragazzi come affrontare il bullismo attraverso la nobile arte marziale. Diamo il benvenuto ad Alfredo Muret. Benvenuto Alfredo. Grazie Fabrizio. Come stai? Tutto bene, grazie. Perfetto. Allora, stiamo parlando di bullismo. Si parla sempre più spesso di bullismo, di baby gang, di baby bullismo, di violenza collettiva. Tu, da padre, come vivi questa situazione? Sicuramente è un preoccupato, tant'è vero che mi sono adoperato in primis come padre e poi come maestro per cercare di arginare questo fenomeno e cercare di... Che è sempre più dilagante ovviamente, no? Purtroppo sì, purtroppo è una piaga della società che sempre di più si sente parlare, ma nessuno realmente poi fa qualcosa per... insegnare a questi giovani certi valori, trasmettere valori, culture. Quando hai cominciato a preoccuparti di questo problema, di questa piaga sociale? Ma da sempre, cioè, a parte che è sempre esistito, c'era il nonnismo, il militare. Vabbè, dai tempi che furono, sì, si sa. Quindi, però tu nella fattispecie in ambito sportivo da quanti anni segui? Sono già 3 anni che... Anche quando era uscito il fenomeno della Blue Whale ci siamo schierati contro con parecchie iniziative, campagne e quant'altro per appunto informare i giovani di quello che stava succedendo attorno a loro, che non era un gioco. Assolutamente no. Tu sei un padre di famiglia, sì. Sei anche un maestro di arti marziali, giusto? E fai delle iniziative degne di nota, proprio le cosiddette campagne antibullismo, giusto? Sì, sì. A me però viene difficile pensare come attraverso lo sport, uno sport da combattimento, sì. Perché tu pratichi uno sport da combattimento, come si possa con uno sport da combattimento insegnare l'antibullismo, perlomeno preservarsi dal bullismo. Violenza chiama violenza, ma in questo caso c'è una contrapposizione netta, me la potresti spiegare? Sì, certo. Innanzitutto bisogna trasmettere quei valori di come gestire la situazione, ok? Non sangue per sangue, occhio per occhio, cioè non queste cose. Cioè, sempre come gestire la situazione. In primis parte da quello. Come destreggiarsi uno contro più soggetti, come riconoscere il fenomeno del bullismo, che vi è un leader, il capobranco, il gregario e quant'altro.
Quindi riconoscere all'interno del fenomeno varie figure, giusto? Sì, assolutamente. E quindi stroncarle, tra virgolette, sul nascere, passami questo termine. Certo, è proprio quello. Ma tutto comincia con un gioco, giusto? Tu come abitui i bambini e i ragazzi successivamente ad affrontare questo tipo di problema? Allora, partiamo già da piccoli. Cioè io stiamo parlando di quanti anni? Io prendo proprio i bambini dai 3 ai 10 anni e faccio un corso Tiger. Tiger, per identificarli, giusto? Sì, perché praticamente loro è vero che fanno taekwondo, ma non hanno le cinture riconosciute taekwondo. Perfetto. Si chiamano strisce. Ok, gli viene data la striscia finché non arrivano a 10 anni e poi entrano nel ciclo regolare delle cinture. Diciamo è una sorta anche di meritocrazia all'interno dell'ambito sportivo, sì, giusto? Assolutamente sì. E da lì già cominciano a riconoscere determinate, passami il termine, gerarchie, giusto? Sì, assolutamente sì. Poi con il percorso motorio imparano a conoscere il proprio corpo. Importante. Perché io ho fatto diverse attività nelle scuole, a posto di fare educazione fisica, facevano il corso antibullismo con me. È veramente preoccupante, cioè tu vai a dire ai bambini salta più di uniti, non sono capaci. Fai la capriola, non sono capaci. Addirittura. Sì, ho riscontrato proprio questo. Perché? Perché vuoi che la società adesso ti mette sempre più fretta e loro si mettono davanti alla PlayStation? Sicuro, questo è un fenomeno molto molto comune. Allora viene più comodo lasciarli davanti ai giochi piuttosto che portarli in palestra, o magari li portano in palestra ma la palestra sotto casa e quindi quello che c'è fanno. Quello che c'è fanno. Ti è mai capitato di ricevere un bambino piuttosto che un ragazzo già traumatizzato da questo tipo di esperienze? Sì, mi è successo. Come hai affrontato la cosa, umanamente parlando ovviamente, non tanto tecnicamente parlando? È un primo approccio da padre, nel senso che parlandogli, perché all'epoca aveva 13 anni e adesso è già 3 anni che è con me, e quindi all'inizio parlando, è stata proprio la madre che me lo disse, che aveva piacere di frequentare questo corso, abbiamo iniziato, gli ho parlato, quali erano i suoi dubbi, le sue perplessità. E sicuramente poi ho fatto leva sulla sua autostima. Che è importante questo, giusto? Sì, sull'autostima, giusto? Elemento fondamentale. Soprattutto nei soggetti, tra virgolette, più deboli, fa molto questo. Quindi da in primis questo, poi come imparare a tirare il pugno, piuttosto che approcciarsi a dare il calcio. Tutta una serie di tecniche ovviamente conseguenziali. Ma come si fa a contestualizzare un gioco all'interno di un'arte marziale e nella fattispecie in un contesto antibullismo? Allora, nei soggetti più piccoli col percorso motorio scatta la competizione. Quindi tra di loro bisogna far sì che loro sempre nel gioco si divertano, ma che riescano a superare uno tra di loro, si riescono uno tra l'altro. Quindi una vera e propria competizione. Anche solo a livello di gioco, sì, giusto? Sì. Poi io metto sempre in palio, lasciami dire, dei gadget, un portachiave, piuttosto che la cioccolata a fine allenamento, e allora li invoglio sempre. Un impegno meritocratico al di là di tutto, no? Sì. È una passione proprio. Come fai a gestirli quando arrivano, da quando arrivano in palestra, da quando comunque si preparano all'entusiasmo iniziale e magari anche alla fatica successiva, perché poi magari ci sta che qualcuno possa magari anche mollare, chi lo sa, sì, è già capitato. Certo, a voglia, mi è capitato, ma mi è capitato pure che tornano, mi è capitato che vanno via, che vanno a fare, che ne so, quello più citato, il calcio, e poi tornano. Perché non si possono mettere a paragone, perché lì è uno sport a squadra. Ovvio, sono due cose completamente differenti. Questo da combattimento, quindi quando sul tatami vinci, vinci tu stesso, non vince né la squadra, vinci solo tu, e il merito è solo tu. In fase di preconoscenza mi è capitato di assistere a una delle tue tante iniziative e ho notato con molto ed estremo piacere che tu tendi a dividere il rapporto che hai con i ragazzi rispetto a quello che hai con i loro genitori della serie. Il genitore sta fuori, assiste e basta. Tu hai il rapporto direttamente con il tuo allievo
E viaggi in un certo senso a compartimenti stagni. Questa sì. cosa perché? L'ho notata particolarmente, perché sì. rispetto ad altri questa cosa io non l'ho vista. Sì, io tendo a fare, come hai detto tu, questo lavoro a compartimenti stagni perché? Perché vuoi che magari il papà aveva fatto karate, vuoi che aveva fatto altri sport e tende a dare consigli al figlio o alla figlia di come comportarsi, di come allenarsi, allora basta. Loro stanno fuori, anche perché il bambino deve essere libero, in quell'ora che facciamo allenamento deve essere proprio tranquillo, libero anche rilassato, mentalmente, certo, certo, deve essere... Non avere gli occhi addosso, no. gli occhi dei genitori addosso che lo guardano costantemente. Deve essere proprio rilassato, si deve concentrare, sì. anche perché deve, quando andiamo a fare determinati esercizi di allungamento, di stretching, si deve rilassare, deve ascoltare il proprio corpo, deve entrare proprio in sintonia con se stesso. Quindi se c'è il papà che gli dice allungati di qua, fai così, lo metti solo a disagio. Ho notato nelle tue iniziative che fai con i bambini, soprattutto con i più piccoli, che riesci a gestire la loro emozione, a volte, anzi talvolta, mettendoli in condizioni di stress e soprattutto fornendogli quegli elementi necessari che servono poi a difenderti, quindi tipo servizi simulati, io li chiamo così, poi correggimi se sbaglio. Sì, sì, no, no, sono... Siccome il cervello deve avere un paio di secondi prima di riconoscere la scena, faccio queste simulazioni antibullismo, uno contro tre, per far sì che diamo quel giusto imprinting al cervello, sì. Nella, malauguratamente succeda, di riconoscere. E in un soggetto già traumatizzato come funziona? Dare quella forza per rispondere. Quindi risponde meglio, secondo te, un soggetto già traumatizzato da certe esperienze in queste sì, simulazioni? Assolutamente sì, perché cos'è che fa paura? Il non conoscere. Mm. Quindi in un soggetto traumatizzato, tra virgolette, lui già ha subito questo, quindi lui sa di cosa stiamo parlando. Mm. Quindi con il dovuto allenamento lui si può destreggiare a uscire in questa situazione. Cosa molto, molto simpatica che ho notato, all'interno della tua squadra, tra virgolette, che gestisci, ci sono i tuoi figli, sì. c'è anche tua moglie. Sì. E ho visto un grandissimo distacco emozionale con loro, perché sì. proprio quasi a non riconoscerli. E questa cosa mi ha veramente stupito, cioè come se non li conoscessi. Insomma, in sì. quel momento erano allievi e basta. Sì. Lei anche redarguiti qualche volta, sì. ho notato sì. questo. Sì. Sempre. Come vivi questa cosa? Nel momento in cui ritornate a casa, quindi ti svesti dei panni di maestro, rientrate a casa tutti assieme e ritornate a essere famiglia. Quindi... Sì, è bellissimo, innanzitutto perché dividi con tutta la famiglia la... questa esperienza. L'esperienza certo. è la mia passione che sono riuscito a trasmettere a loro, ma non inculcando, perché loro hanno fatto tutti senza gli sport, assolutamente. Cioè, sembra paradossale, ma sono andato a fare pure karate, per dire, dalla concorrenza. Per dire, hanno fatto tutto quello che volevano. Fino a un certo punto che poi hanno chiesto loro, papà ti vogliamo seguire, ben venga. E da lì si è aggregata anche la moglie finalmente, dopo 20 anni anche lei si destreggia nel taekwondo. Sì, ripeto, io ho avuto la possibilità di venirti a spiare, tra virgolette, in fase preventiva, quando dovevo prendere delle informazioni su di te, quindi... Ho seguito Alfredo Moulet nei suoi vari passaggi degli stage piuttosto che iniziative varie che fa nelle scuole e ho potuto notare questo. La cosa che mi ha impressionato veramente è la facilità con cui riesci a far fare determinate cose ai bambini e più nello specifico esercizi che io sinceramente non ho mai visto. Tutti insieme, allegramente, giocando. Sì. Questo forse perché grazie perché all'essere padre, capito? Allora, sicuramente gioca un elemento fondamentale, è una grande allora e poi non lo so, magari come prenderli, magari a uno gli dai la pacca sulla spalla, all'altro glielo impone, all'altro fai finta di niente, all'altro così, alla fine però l'importante è arrivare al dunque. Nelle tue iniziative che porti in giro, soprattutto nelle scuole, io ho notato in fase preventiva di conoscenza, perché ovviamente ho voluto raccogliere elementi necessari per portarti qui da me, una scritta che capeggia ovunque tu ti sposti, noi contro il bullismo. Perché?
Guarda, 3 anni fa, quando ho iniziato a fare i corsi, da subito mi sono schierato contro il bullismo e ho adottato questo slogan, noi contro il bullismo, affinché ogni affiliato, ogni atleta, si riconoscesse in questo. Ho iniziato subito perché i miei figli, quando tornavano a scuola, erano dispiaciuti, magari non loro personalmente, Per perché... interposta persona ti raccontavano determinate Sì. esperienze che hanno fatto altri. E vedevo che ci rimanevano male, mi dicevano, papà, vedi che quello è successo così, È da così. lì che è E partito da lì tutto. ho detto, va bene. Io voglio dirti alcune frasi che hai detto tu durante una delle tue tante interviste. Hai detto testuali parole: vedere così tante persone interessate a questo problema mi dà la carica per proseguire sul mio percorso per contrastare questa piaga sociale. Inoltre, trasmetto i valori educativi attraverso lo sport per contrastare la violenza giovanile. Spiegamela meglio questa frase, perché veramente è molto forte, è importante e per chi sa leggere tra le righe riesce comunque a capire un altro tipo di messaggio che è ancora più grande. E solo chi è un padre di famiglia potrebbe dire delle parole così. Sì, la speranza è che quello che ho iniziato a fare io portano avanti i miei figli, con tutti gli annessi e connessi, nel senso che non è solo lo sport da combattimento, la parte agonistica, ma è proprio uno stile di vita, portarlo proprio anche fuori, nella società, come comportarsi. Uno stile di vita, ho notato che nelle tue iniziative i ragazzi si salutano, si Certo. rispettano, nonostante ci siano queste pseudo simulazioni di lotta 2-3 contro 1, non c'è mai stato un colpo fuori posto, non c'è mai stato un segno di violenza. E c'è sempre un estremo rispetto tra tutti quanti, sia i grandi che i più piccoli, ma soprattutto i più piccoli che tendono Certo. comunque a volte a esasperare determinate cose, Sì, no? sì, sì. Allora io tendo a fare anche teoria, non solo Pratica, pratica. E capisco. quindi i 5 principi del Taekwondo, cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo e spirito indomabile. Faccio proprio teoria, glieli spiego, gli spiego il significato delle cinture, l'etimologia del nome, il significato delle cinture, a cosa è paragonato. E quindi faccio proprio teoria, proprio come una volta era proprio la scuola di arte marziale. Il metodo tradizionale, giusto? Assolutamente, infatti è il Taekwondo ETF tradizionale, è proprio quello. In tutti questi anni di iniziative, ci sono più bambini, bambine, hai potuto tirare, tra virgolette, io te la metto così in maniera molto blanda, ci sono più bambini o più bambine che partecipano a queste iniziative? Guarda Fabrizio, tu non ci crederai, ma va a momenti, va a ondate. C'è che a volte durante l'allenamento trovi 10 ragazzi, ragazze e viceversa. E a periodi, a periodi. Nel momento in cui vengono da te, che cosa li spinge a seguire le tue iniziative? Loro ovviamente avranno un minimo di motivazione, giusto? Perché tu so che li sottoponi a una sorta di test preventivo. L'Uccellino mi ha sussurrato qualcosa nell'orecchio, mi ha detto che il maestro Mulè, prima di accoglierli nella sua grande scuderia, gli fa comunque un test preventivo. Sì, nulla di che, nulla Sei di diventato grosso, e che. quindi. No, nulla di che, nulla di che, nel senso che attraverso il gioco testiamo, mi Coadiuvi, coadiuo, certo, sì, i normale, miei figli certo. che sono cinture a breve nere e quindi già da anni che mi seguono, insieme a loro gli facciamo una sorta di test, vediamo. Poi, tra virgolette, la selezione viene naturale, nel senso che dai primi calci, dai primi pugni, se non c'è quella propensione specifica, tendono a cambiare sport. Certo. Quindi sfatiamo il mito che non serve la violenza per contrastare altra violenza, ma bensì Assolutamente. utilizziamo il gioco, come si suol dire, giusto? Assolutamente, SMS, mettiamole sotto mentite spoglie, giusto? Per riuscire a contrastare il bullismo, perché sì. alla fin fine è così. E il gioco come riesce a contestualizzarlo più delle volte? Perché a volte, quando la situazione si fa pesante, soprattutto in condizioni di stress, e tu le vai a ricreare queste condizioni di stress, soprattutto con i tuoi figli, ho visto, soprattutto con i tuoi figli, vai a ricreare queste situazioni. Come si comportano gli altri? Incuriositi,
incuriositi, perché il genitore nella stragrande maggioranza tende a preservare il figlio mettendolo sotto la campana di vetro. Io no, appunto perché sono i miei figli, appunto perché sono i miei figli, li metto sotto, e allora lì per lì, soprattutto gli atleti, gli altri allievi dicono: ma come? Io dico: appunto perché sono loro, devono dare buon esempio, e quindi non gli faccio sconti. Ho visto che sei molto severo con i tuoi figli, Se dovessi descrivere con un aggettivo le tue iniziative, che aggettivo sceglieresti? O perlomeno che frase sceglieresti? Convincimi del fatto, tra virgolette, che le tue iniziative sono degne di nota. Chi si loda si sbroda. Bravo, bravo, bravo. Quindi, questa è anche una risposta al di là di tutto. Quindi, no, a parte gli scherzi, tendo sempre che gli altri mi giudicano. Come ho fatto diverse iniziative nelle scuole, sono rimasti contenti, altre scuole mi hanno chiamato perché hanno sentito l'altra scuola, quindi è sì, questo quello che mi appare. Io ho visto anche attraverso i giornali, sì, ti hanno premiato più volte per questo tipo di iniziative, sì, hanno comunque lodato queste tue aggregazioni, chiamiamole sì, così, comunque legate alle scuole, quindi legate ad un contesto pubblico, come sì, si può dire, quindi insomma un grande successo del Team Mulè, ovviamente, che si è contraddistinto in ambito locale, e sinceramente è la prima volta che io vedo iniziative di questo tipo legate ai ragazzi e soprattutto ai bambini, cosa molto importante. Vorrei ricollegarmi a una frase che tu dicesti tempo fa: è meglio educare un bambino oggi che non punire un adulto domani. Questa è una frase significativa che tu hai rilasciato durante un'intervista in Svizzera, e io sono riuscito a recuperarla e da questa frase volevo avviarmi alla conclusione, perché è una frase veramente molto 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 importante. Qui c'era chiusa tutta l'essenza delle tue iniziative, perdonami. È proprio così, sembrerà una frase fatta, però purtroppo no, è così, infatti. Cioè, se educhiamo bene i bambini da adulti non c'è bisogno, cioè loro saranno gli adulti del domani, quindi saranno i futuri governanti, saranno i futuri futuri, sì, chissà che cosa. Questo però sì, il lavoro andranno a intraprendere. Quindi è importante il lavoro preventivo che fai sì, adesso, per un domani, per la loro crescita, per tutta una serie di cose. Sai, io la penso così anche perché mia madre mi ha sempre detto: l'albero si addrizza quando è piccolo. Quindi mi ha rubato le parole di bocca. Io sono cresciuto in campagna e mi ricordo che quando l'alberello cresceva gli mettevano il bastone a fianco, legato in maniera tale che si erigesse in maniera dritta, come si dice, no? Tutto sommato sei molto soddisfatto di queste iniziative, sì, ma che cosa ti prefiggi da qui a 10 anni? Non tanto a livello di numeri quanto a livello di obiettivi. No, guarda, i numeri sono relativi, i numeri, perché la quantità non è la qualità, quindi i numeri proprio sono indifferenti. Da qua a 10 anni? Far cambiare idea alle persone. In merito a? Al comportarsi, al bullismo, perché non è detto che con la violenza si ottiene tutto. Assolutamente no. C'è da dire che il bullo nella stragrande maggioranza è anche lui una vittima, quindi bisogna andare a lavorare. Questo è importante, va comunque detto. Bisognerebbe andare a lavorare in primis con lui. Perfetto. Quindi la tua frase è significativa, quello: meglio educare adesso che non punire domani. Bene. E con questa frase di chiusura degna di nota, ovviamente, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Da Fabrizio Carbone è stato un grande piacere. Ciao! La pizzeria Orchidea Salassa ha cambiato orario, aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 23.30. Pizzeria Orchidea, gustose pizze di diverse varietà, antipasti e prelibati dolci. Venite alla pizzeria Orchidea in via San Ponso, Cascina Pianter 2, a Salassa.
scarica la nuova app di Obiettivo News. Troverai notizie del canavese, ciriacese, porediese, calusiese, chivassese, da Venaria Reale e torinese. Notizie sportive e gli ultimi video di Obiettivo News. Ma ecco la novità, da oggi la nostra web TV diventa a portata di smartphone. TG, servizi, format, musica e spettacolo. Tantissime pagine da sfogliare per essere sempre informati. Non perdere tempo, vai su Apple Store o Google Play, cerca Obiettivo News e scarica l'applicazione per rimanere sempre informato in tempo reale sulle notizie della tua zona.